GF VIP, paura nella notte per Alberto Pisis, potevo morire con questo vetro, pazzi. Paura nella notte all'interno della casa del grande fratello VIP 7 per Alberto De Pisis. Il giovane concorrente si è ritrovato a fare i conti con uno scherzo decisamente di cattivo gusto che ha visto protagonisti Oriana Marzoli e Luca Onestini. I due hanno iniziato a rincorrersi all'interno della casa di Cinecittà con un bicchiere di vetro in mano e sono giunti nella camera da letto dove si trovava Alberto, che da poco si era coricato. Immediata la reazione di De Pisis, che non si è fatto problemi a sbottare e perdere le staffe contro i due geffini. La notte appena trascorsa al Grande Fratello VIP 7 è stata caratterizzata dallo scherzo messo in atto da Oriana e Luca, che a un certo punto hanno iniziato a rincorrersi per la casa tenendo in mano un bicchiere di vetro, che rischiava seriamente di poter fare del male a qualcuno dei vipponi. A un certo punto Oriana e Luca si sono diretti nella camera da letto dove si trovava Alberto, e dopo aver urtato contro il comodino presente nella stanza, hanno fatto cadere un altro bicchiere di vetro, scatenando l'ira del giovane concorrente. Alberto ha perso le staffe e ha dimostrato di essere a dir poco infastidito dal modo di fare dei due geffini, che senza tanto rispetto sono entrati in camera sua e hanno rischiato di fargli del male con il vetro. No, non nel mio letto. A parte che ci si taglia con i bicchieri di vetro. Amore, sei pazza. Sai che se tagli una parte della gamba, muori subito. Potevo morire, ha sbottato Alberto contro Oriana che provava a tranquillizzarlo. Se ti tagli una parte con un vetro, muori, ha ribattuto ancora a chiare lettere Alberto, confermando di non gradire questo tipo di scherzo. Questi scherzi a me non piacciono. Adesso io non dormo per 4 ore. Potevo squarciarmi la gamba con un vetro nel letto, ha aggiunto ancora Alberto, puntando il dito contro Oriana e Luca per lo scherzo di cattivo gusto attuato nel cuore della notte, che ha scatenato il panico in camera da letto. Insomma, Alberto non le ha mandate a dire ai due geffini, e non si esclude che tale situazione possa essere motivo di nuove discussioni e scontri verbali tra i vari concorrenti nel corso delle prossime ore, in vista della puntata serale del reality show. Lunedì 9 gennaio il GF VIP tornerà su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini e ritorno in studio di Sonia Bruganelli come opinionista al fianco di Orietta Berti. Nirik Vorbinza, giungla e adornata, curacchietta. So admire nave spaziale de pe Andromeda. Asta e țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu, textul-i plin de dude. Tu mere tante printre tale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri uite. Cum rup capete, lumea de din capuri rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc. Că nu-s atât de nebun, mă gândesc, tu ce crezi? Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, graferul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un...